Buonasera, sono Laura Antichi, volevo parlarvi di come creare una stanza di attesa per meta. Attualmente non è possibile realizzarla con Google Meet, ma lo sarà magari a breve termine. E quindi se non si è sicuri che l'amministratore di rete abbia disabilitato per gli studenti in ambiente G Suite la possibilità di creare videochiamate, c'è il rischio che gli utenti entrino prima di noi e prendano possesso come gestori della videoconferenza. Creando il link per videoconferenza in Calendar, vedete che sono dentro Calendar, ho creato prova. Qualsiasi utente che accede a quel link per primo gestisce la web conferencing. Ok, quindi partecipa con Google Meet e vedete che qui entro, mi comparirà tra poco il nickname pronto a partecipare, dico partecipa e vedete che sono entrata, si chiamava prova, ok? E quindi questa non è senz'altro una buona cosa. Pertanto non è bene usare Calendar per fissare gli appuntamenti di Google Meet. Vediamo l'altra possibilità. Se si crea una web conferencing sempre dalle app, vado a cercare in Meet. Ecco, clicco su Meet. Clicco su partecipa a una riunione o da avviala, mettere sempre il nome, il codice o il nickname della riunione. Metto prova di Anitel, esempio. Vado in continua. Vedete qui che mi dà prova di Anitel, il nickname, e poi dice non c'è nessuno, quindi io avvio la riunione, sarò gestore della riunione, partecipa. E qui, mi si apre la finestra, quindi se voglio che gli utenti ricevano l'invito e non entrino direttamente nella videoconferenza, manderò questo indirizzo senza il nickname, tuttavia, agli utenti. Non copierò le informazioni per partecipare, ma invierò loro, gli utenti della classe, mettendo anche nella classe questo link, soltanto il link. Ho copiato quel link, adesso mi apro una finestra di navigazione in incognito. Quindi mettiamo di essere uno studente, metto, copio qui il link e vedete che mi dice come ti chiami. Questa è una sala di attesa, metto qui il mio nome, Laura. E chiedo di partecipare. Vedete che è una sorta di videocamera, quindi sala di attesa. Ok, e poi ritorno nel Meet che avevo avviato
cioè la persona, quindi mi chiede di entrare, c'è qui proprio una persona chiede di partecipare a questa riunione. Laura è non verificato, vabbè, ammetti. E ammetto la persona. E ammetto la te, 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 ammetto la te. Ecco, si era creato un conflitto con gli audio, vabbè, comunque perché io sono la stessa utente e quindi adesso passiamo all'altra modalità che vi faccio vedere dalla sala d'attesa da Classroom. Mi collego ora a Classroom, quindi ecco, Classroom, verifico appena sono entrata che il mio account sia quello di G Suite. Vedremo comparire tutte le classi a cui partecipo, di cui sono gestore. E tra le classi scelgo una classe. Prova Laura del corso, che è questo, e quindi mi chiede anche di generare un link di Meet. Il link lo posso generare da qui oppure andando in impostazioni. Ok. Andiamo a, quindi sono andate in impostazioni e ritrovo anche qui genera link di Meet, lo genero. Questo è il link a Meet, posso renderlo visibile agli studenti o invisibile. Meglio renderlo invisibile perché gli studenti se no, potrebbero aprire loro la stanza del meeting se arrivassero prima di me. Copio il link di questo link che poi manderò ai miei studenti e intanto lo attivo per farvelo vedere che uscendo dalle impostazioni. Salvo, esco dalle impostazioni del corso e vedete che mi ha generato il link di Meet che è in questo momento visibile. Lo vado a rendere di nuovo invisibile perché da qui, se voglio, lo rendo invisibile che non sarà più. Salvo le impostazioni nuove e non sarà più visibile vedete che c'è l'occhio barrato, non è più visibile agli studenti. Io mi collego comunque al link di Meet. Questo link vedete che mi dà la possibilità di preparare la videoconferenza e quindi faccio, vedete che mi dà un nickname e mi dà, dice che non c'è nessun altro, partecipa e con partecipa posso copiare il link anche da qui del Meet, ok. Copio quindi il link di Meet, che poi manderò in Classroom, cioè posterò su Classroom, perché si colleghino non quindi dall'interfaccia generale della classe, ma che si colleghino dal messaggio che mando. Pertanto, se io vado in una finestra, solito modalità e nuova finestra di navigazione in incognito,
si sovrapporranno gli audio, succede la stessa cosa. Chi mi chiede, quindi come ti chiami? Metto là. E chiedi di partecipare, mi chiedi di partecipare. Vado poi nella classe e una persona chiede di partecipare a questa riunione. Io la posso ammettere cliccando su Ammetti. Andando in chat, vedete la persona che è stata ammessa. C'era anche questa volta una sovrapposizione degli audio perché io entro con il mio stesso computer e quindi ho questa sovrapposizione, ma avete visto quindi che è stata creata una stanza d'attesa in tutti quanti i casi che vi ho descritto e che mi ha permesso di quindi dare l'opportunità agli utenti di entrare su mia approvazione. Buonasera.